E ancora una volta buonasera, benvenuti. Focus Verona, di che cosa si parlerà stasera? Vedete il titolo? Ve lo dico io, insomma, quando una passione diventa collezione, quando una collezione diventa uno, anzi più, musei. Questa è la grande sintesi. Voglio anche dirvi una cosa, che se noi siamo qui questa sera, se ci sono le comunicazioni come noi oggi le conosciamo, eppure il video, perché no? Il merito è di una persona, un italiano straordinario, di cui i signori che sono qui con me in studio si sono innamorati, l'uno qualche tempo fa, l'altro un pochino dopo. Sono generazioni a confronto, sono padre e figlio, Alberto Chiantera, benvenuto, Grazie, e buonasera. il bambino, insomma non è più un bambino, e Francesco Chiantera, il Salve, figlio. buonasera. Allora, siamo qui per parlare appunto di passioni, per parlare di collezioni, per parlare di musei. Alberto Chiantera è stato un militare, dico bene? Lei era Sì. militare Sono dell'esercito? luogotenente in pensione. Si occupava No, non di non era trasmissione, marconista, non no? ero un marconista. Però radioamatore. Radioamatore, sì. Radioamatore. E allora io le chiedo subito, poiché lei è il patron, l'anima, colui quale ha creato questo curioso, interessante, prezioso museo della radio di Verona, perché mi permette ancora così, di dire qualcosa alla mia introduzione. Apro parentesi, esiste a Verona, per chi non lo sapesse, un museo della radio, ricchissimo peraltro. Questo museo dal 2000 ha sede in una scuola che è l'ITIS Ferraris di Verona per l'appunto. Ecco, nel frattempo noi stiamo già guardando, vedendo delle immagini registrate proprio all'interno di questo museo che contiene Chiantera quanti pezzi? I pezzi sono 700, però noi abbiamo scorporato 200 pezzi perché a Galatone, in provincia di Lecce, che è la mia città natale, ho fatto un altro museo, voluto fortemente da quell'amministrazione. Ecco, quindi diciamo che questo museo, il Museo Veronese, peraltro è anche molto visitato, addirittura c'è stata per più volte la figlia del citato e grandissimo genio italiano Guglielmo Marconi, cioè la principessa Elettra, la quale vi ha onorato, diciamo così, in che maniera? Ma Elettra Marconi ci ha dato una bella soddisfazione. Lei sa tutto quello che noi facciamo per la radio e quello che facciamo per ricordare suo padre. E lei ci ha dato l'autorizzazione di chiamarlo Museo della Radio Guglielmo Marconi. Ecco, ed è una storia anche un po', come dire, travagliata quella del Museo di Verona, perché sono talmente tanti i pezzi che sono in esso contenuti che insomma si cercava uno spazio un po' più grande, vabbè, ma queste sono altre questioni. Il fatto è che questo museo c'è, è vivo, è vivace e appunto racconta la storia delle comunicazioni, non è vero, Sì, Chiantera? noi partiamo dalle prime apparecchiature scientifiche utilizzate da Guglielmo Marconi nei suoi esperimenti, autocostruite addirittura didatticamente da un radioamatore, dove noi possiamo proprio, che il radioamatore è il signor Pasquali Mario, se è un piacere nominarlo, che facciamo proprio vedere tutto il passaggio didattico che fece Guglielmo Marconi nei suoi esperimenti alla Villa Grifoni a Pontecchio. Parliamo di che anni? Perché qui stiamo vedendo anche delle immagini storiche. Che Sì, correva l'anno? questo era l'anno 1924, quando partirono le prime trasmissioni regolari della RAI, che poi non si chiamava RAI, si chiamava URI, Unione Radiofonica Italiana, poi EIR, Ente Italiana Audizione Radio, e poi Radio Ma Televisione. diciamo che il primo esperimento, quello di cui tutto il mondo parlò, e forse qualcuno lo ricorda ancora, fu invece? Sì, il 12 dicembre del 1901 Guglielmo Marconi fece il famoso collegamento d'Apollo a Terranova, dall'Inghilterra all'America, oltre i 3.200 km di Ecco, qui distanza. abbiamo visto anche nelle immagini, è spuntato fuori Benito Mussolini, perché sempre nel racconto storico. Queste erano filmate dell'EIAR quando Mussolini parlava in occasione degli 80 anni della radio. Noi vediamo anche della gente, qui vediamo Certo. appunto Mussolini quando parlava in Piazzale Venezia a Roma. E erano i primi momenti di comunicazione della radio, addirittura i microfoni erano stranissimi,
e adesso l'abbiamo dimensioni ridotti, l'abbiamo ridotti ad una pulce, certo. E sono diventati anche oggetto d'arredo di curiosità e di, certo. di... Per la storia davvero meno di un battito di ciglia, possiamo dire, ma per noi che viviamo, che abbiamo vissuto questi anni di profonde trasformazioni proprio in tema di comunicazione, davvero è incredibilmente straordinario ciò che dalla mente di un genio italiano uscì, e insomma adesso sappiamo quel che sappiamo. Vediamo ancora qualche immagine del museo che è a Litis Ferrari. Questa appunto è la stazione telegrafica, queste sono delle teche con il materiale appunto collocato all'interno. Noi vediamo dei ricevitori degli anni 20 addirittura, che adesso si sono ridotti più piccoli di un pacchetto di sigarette, insomma. Questo è il passaggio della tecnologia nel giro di 90 anni, in poche parole. Ecco quello che dicevo, non sono stati, esatto, bravissima. Non sono stati neanche i 100 anni, i 90 anni, perché la radio è nata appunto nel 1924, certo. Di là si è cominciato a parlare di radio e di comunicazione, perché erano arcaiche, costruite in modo veramente rudimentale. Poi la radio è diventata appunto, col passare degli anni, sempre più oggetto d'arredo ed immagine. Certo, allora noi ecco la vediamo anche lì, lei è in ogni dove, sì, anche nel filmato. Sono servizi che appunto abbiamo fatto in occasione di tanti eventi, e questo, certo, è stato fatto proprio in occasione degli 80 anni della radio. Allora, Alberto Chiantera, lei ha in grembo delle cose preziosissime di cui parleremo dopo. Sì. Come peraltro parleremo tra un attimo di quest'altre cose, le vedete, no? qui accanto a me, preziosissime. Io sono intimorita persino a star vicino a questi cimeli, a questi pezzi rarissimi, forse unici, non lo so, qualcosa del genere. E poi qui vediamo che c'è, insomma, ce lo spiegano fra un attimo. Prima di cominciare a parlare con lei, Francesco, io volevo proprio, a proposito di Marconi, di ciò che fu la sua vera rivoluzione in tutti i sensi, il fatto anche che avesse, lei lo ha detto in maniera simpatica, anche, insomma, Marconi ha inventato pure il wireless, quello che ci permette in sostanza di comunicare senza fili. E allora nel luglio scorso accadde che abbiamo ricordato i 120 anni del famoso wireless, quando Marconi fece l'esperimento in Inghilterra, perché lui in Italia fu snobbato. Ecco. Una cosa che io ho riassunto proprio per il nostro telegiornale all'indomani di questo evento, ho riassunto in un servizio TG di circa 4 minuti. Rivediamolo insieme. Una soffitta che il padre aveva concesso perché il ragazzo si sbizzarrisse nei suoi esperimenti. E qui dentro il ragazzo creò la telegrafia senza fili. 4 latte di benzina appese ad una specie d'albero della cuccagna, e fu la prima antenna. Ed ecco il brevetto preso a Londra, il primo che Marconi ottenne. Buongiorno a tutti, io metto subito in prima voce, abbiamo la principessa Elena Marconi. La voce dell'ormai anziana ma sempre battagliera figlia di un genio, un grande italiano che dovette andare altrove per sviluppare la sua invenzione, oltre un secolo fa. Si direbbe un cervello in fuga dall'Italia, anche allora. Collegamento via cellulare con la principessa Elettra, che si trova in Grecia. Il suo saluto a chi, in un giorno fondamentale per le odierne comunicazioni mondiali, partecipava a Verona ad un incontro organizzato dal Museo della Radio di Verona e dall'Associazione Radio Amatori. Da Marconi all'agenda digitale europea, ovvero 120 anni esatti dal lancio del primo segnale wireless senza fili della storia, grazie al genio Guglielmo. Loggia di Fra Giocondo, convegno e dimostrazioni. Non ci fosse stata l'intuizione di Guglielmo Marconi 120 anni fa, anche sua figlia, la principessa Elettra, non poteva collegarsi con noi, insomma, perché lo ha fatto attraverso il telefonino, così è stato detto. Non ci fosse stato lui, non avremmo quello che oggi noi abbiamo e utilizziamo per le comunicazioni. Chiantera, ma che cosa sta succedendo qui? Perché ci sono esperti, ci sono studiosi che arrivano da Londra, di che cosa si tratta?
L'evento di oggi è molto importante, è un evento mondiale. Marconi col suo esperimento che presentò al governo italiano ma fu snobbato, come aveva detto precedentemente Elettra Marconi, invece l'Inghilterra lo ha accolto a braccia aperte. Secondo certe versioni, Marconi avrebbe fatto un tentativo di sviluppare le sue invenzioni in Italia, rivolgendosi al Ministero delle Poste, che però non le avrebbe prese in considerazione. Mise 120 anni fa una comunicazione senza fili, quello che oggi noi definiamo wireless. Esatto, è proprio questo, quello che chiamiamo oggi wireless, lo dobbiamo a Guglielmo Marconi. La facciamo andare. Cioè, e la macchina scriveva i punti e le linee. Ha dimostrato che con le onde elettromagnetiche si possono eliminare i cavi che allora esistevano tra un continente e l'altro, i cavi sottomarini adagiati sul fondo del mare. Quindi praticamente per noi poveri mortali, traducendo in termini semplici, pigiando quel... Punti e linee, però le onde... Quindi la telegrafia. È tutto in telegrafia allora, ecco. Perché con le scintille, diciamo così, si generano le onde elettromagnetiche che vanno nello spazio alla velocità di 300.000 km al secondo. Sì. E così si possono... Della luce, esatto. Alla base della moderna possibilità di comunicazione senza fili, quindi vedete i telefonini, vedete qualsiasi cosa... Tutto dalle onde elettromagnetiche che sono alla base delle trasmissioni. Signor Mario, pigi un po' e vedete che... La macchina scrive i punti e linea. Punti e linea. Si può fare l'SOS... Noi abbiamo parlato dei telefonini, dei collegamenti senza fili, eccetera, eccetera, ma qui si fa dell'altro, no? Sì, qui si adopera la radio, vecchio mezzo, capostipite dei cellulari, solo che è sempre attuale, specie nelle situazioni di emergenza, noi collaboriamo con la protezione civile. Abbiamo messo su una stazione portatile con due apparati e antenne, il luogo non è ideale per trasmettere perché siamo circondati da case e un gran rumore elettrico, e comunque CQ 40 metri da Italia, Quebec 3 Victor Oscar, IQ3 VO, dalla piazza Dante di Verona chiama e ascolta IQ3 VO per la manifestazione marconiana, cambio. Bene, cambio CQCQ dagli studi di Telenuovo, insomma ritorniamo a parlare del Museo della Radio con Alberto e Francesco Chiantera, però in realtà vi ho detto non parleremo solo del Museo della Radio perché, come posso dirvi, come posso ricollegarmi, così, un bel dì vedremo, no? Diciamo così, giusto per ricordare Madama Butterfly, un bel dì vedremo che cosa? Un bel dì abbiamo visto all'interno del Museo della Radio moltissimi reperti, pezzi legati per l'appunto all'opera lirica, però tutto questo ben di Dio, qualcuno direbbe, non ci stava più insomma nel museo, aveva bisogno di altra collocazione. E allora volete sapere dove è andato? Soprattutto volete sapere che cosa abbiamo qui accanto a noi? Ci vediamo fra pochissimi istanti. Agore Amighini, per il 30° anniversario, vi aspetta per una grande promozione. Corte Pancalto, Verona. Sono tanti gli anziani bisognosi della nostra città. Nel 2017 aiutateci a sostenere il progetto alimentare di Pia Opera Ciccarelli. Dona un pasto caldo a chi sta attraversando un momento di difficoltà. Info e donazioni su www.fondomonsignorciccarelli.org. Perché Ottica Love? Per il reparto ricerca, dove vengono sviluppate lenti e lenti progressive, con trattamenti di ultima generazione. Per lenti fatte su misura, in pochissime ore, per i servizi unici, per i prezzi di fabbrica, per i punti vendita. Vicino a te, Ottica Love. Ecco i perché. Love.it. Continua con sconti favolosi. La grande svendita da Uptown. Abbigliamento, scarpe e borse. Via Umbria, angolo Corso Milano, Verona. Nella mia gabbia
tableta o stereo mobili posso volare, immaginare, sognare, esplorare, cantare. Acquista una nuova cameretta per il tuo bimbo. Fino al 31 dicembre Ostilio Mobili ha riservato per te uno sconto del 25%. Ostilio Mobili è a Capriolo, Brescia, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. www.ostiliomobili.it. Faber Dulcis, laboratorio artigianale di panettoni, pandori e squisiti prodotti da forno. Vendita diretta al pubblico, via Veneto 13, dietro la Grande Milan. Casa Funeraria Arena, la più grande del Veneto, una struttura aperta a tutti, ove vegliare i propri cari in intimità. A Caldiero, via dell'Industria 35. Bottiglieria Baraldi, l'idea originale per i tuoi regali di Natale. Vini, champagne, birre e distillati, confezionati con amore. Ti aspettiamo a Porta Palio, in via Fincato e in zona San Zeno. Migliorare il tuo riposo. Questa è la nostra filosofia. Il materassaio a Villa Franca, via Piave 43. Domenica aperto. Prenota la tua giornata di scuola aperta all'Istituto Luniclef, nella nuova sede, in Lungadige Capuleti a Verona. L'idea di Cordovano per non sbagliare. Tu scegli il regalo e chi lo riceve con un portacard personalizzato potrà costruirselo secondo le proprie esigenze e gusto, scegliendo tipo di pelle, colore e finitura. Cordovano, i tuoi gioielli in pelle. In piazzetta Scala 2 a Verona. Scuole Sacra Famiglia di Verona. Percorsi didattici ed educativi. Nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado. Istituto professionale dei servizi sociosanitari. Domenica 4 dicembre l'associazione Botteghe di Soave presenta il primo mercatino Sapori Soavi, un percorso enogastronomico per riscoprire e valorizzare i sapori del territorio, direttamente dai produttori, con il patrocinio del comune di Soave. Il tuo bambino ha paura del dentista? Grazie alle mascherine profumate, non più. Clinica Dentale Gazzieri. Le vie del sapore, la risotteria gourmet di Oppeano. Scopri eventi e degustazioni su Facebook. FF Auto, San Giovanni Lupatoto. Auto nuove, usate ed assistenza. Le mani migliori per la tua Lexus e la tua Subaru. Bene, rieccoci insieme, piccolissimo riassunto per chi, come accade, insomma, si fosse messo all'ascolto soltanto adesso. Parliamo di collezioni, anzi meglio di passioni, anzi ancora più nello specifico di musei che da queste passioni, da queste collezioni sono nati. Abbiamo detto dell'interessante e prezioso Museo della Radio che è stato, mi hanno detto un attimo fa, c'è tutto risistemato eccetera eccetera, ma che continua ad essere, ad avere sede al Litis Ferraris di Verona. Andatelo a vedere perché è veramente molto interessante e soprattutto ci può andare chiunque, insomma, perché di cose su cui, ma non dico tanto riflettere, ma insomma che possano interessare, davvero ce ne sono tantissime. Ma perché arriviamo a dire di queste cose che ho qui accanto a me? Perché appunto in questo museo aveva trovato spazio per un certo periodo e fino a poco tempo fa anche una sezione dedicata comunque al suono, no? Dedicata alla comunicazione, certo. Perché no, ma in particolare dedicata alla musica bella, bellissima, al melodramma, alla tradizione italiana, ai grammofoni, ai fonografi, agli spartiti, ai dischi, insomma non vi dico altro, il museo che si chiama Opera, è il Museo della Lirica di Verona, il cui animatore, diciamo, co-direttore, dico certo. Bene, co-direttore è Francesco Chiantera, ovvero il figlio di Alberto. Allora Francesco, che cosa è accaduto? Che cosa c'è in questo museo? Dove siete? Io ho detto un bel dì vedremo. Che cosa? Soprattutto, oltre a un bel dì vedremo, nessun dorma. Tempo una settimana il museo è stato pensato, valutato e aperto. Siamo a Villa Balladoro, una delle ville più belle di Verona, perché siamo a Povegliano ma siamo comunque a Verona. Siamo nella zona del Villa Franchese, certo. Guardate, eccola qui proprio Villa Balladoro. Sì, una delle ville più belle di Verona che ospita una delle cose più belle che ci sono al momento estetiche
nell'ambito musicale di Verona, che è il Museo Opera, il Museo della Lirica. Il museo del... Guarda qua, ancora tuo papà che sta facendo, gira la manovella per sentire... Pensate che il grammofono era un impatto ecologico stupendo, perché andava senza corrente elettrica e produceva musica. Certamente. Ecco, vedi che noi stiamo osservando adesso alcune sale di questo nuovo museo, diciamo inserito in un contesto così, così bello, che è appunto Villa Valladoro, Povegliano. Siamo nella zona, ripeto, del Villa Franchese, questa villa che ospita peraltro altre collezioni importanti, eccetera, è diventata un po' un punto di riferimento, no? Un polo museale, anche perché è piuttosto vivace, no? Questo comune, sì. Povegliano, vero? È vicino all'aeroporto, è vicino a Villa Franca e ospita, come abbiamo detto, questo museo che ha dei pezzi unici all'interno, a cose inerenti a Maria Callas, ha comunque cose inerenti a Zenatello, il primo disco di Zenatello della Ida. Zenatello che fu il, diciamo, l'inventore della stagione lirica areniana. Certo. E poi? Gioielli della famiglia Ederle, doni della famiglia Ederle e qualsivoglia a livello lirico, Ecco, il nostro regista Luca Nadali intanto fa scorrere delle altre immagini che ci propongono appunto un assaggio ulteriore di questo museo. Ecco qui, vedete, ci sono dei gioielli, che cosa sono questi, Alberto? Quelli che vediamo qui. Questa è un'intera collezione, anche perché, ecco perché abbiamo voluto, anche Francesco ha voluto chiamarla opera, ma proprio per questo, perché questa è un'intera collezione di un grande tenore veronese che nel primo Novecento fu snobbato appunto dall'Italia e da Verona e ha fatto fortuna al Metropolitan di New York. Hai capito? Questi sono tutti oggetti di scena che lui ha fatto costruire fedelmente, anche le sciabole, le spade, tutte per sé. E qui abbiamo un campione. Nel frattempo, prima di descrivere quello che abbiamo qui, stiamo vedendo anche qualche immagine della grande, grandissima Maria Callas, la quale peraltro ha debuttato proprio a Verona e poi è stato quello che è stato, insomma, in tutto il mondo. Allora, qui stiamo vedendo un altro disco, il primo disco è questo qui, che è Zenatello. E ha inciso nel 1911 e nel 13 poi ha fatto la Ida Verona. Ha fatto la Ida, ma qui è Pagliacci. Sì, questo è Pagliacci praticamente, questo che invece noi vediamo lì in vetrina è prima Ida di Zenatello. È prima Ida di Zenatello, quella che appunto diede vita alla stagione, straordinaria stagione Erika, che prosegue dopo tanti anni, e, adesso con alterne vicende, ma comunque in arena, che ha fatto grande Verona. Allora, qui abbiamo detto di questo vinile, giusto? Quest'altro vinile che... lo chiamiamo sempre vinile, questo non è vinile. Questo è gomma lacca e carbone. Okay. I primi dischi sono tutti di gomma lacca e carbone praticamente. Non gomma sono lacca e carbone. E carbone, non sono in vinile. Okay. Questo è un Pagliacci appunto cantato da Giovanni Zenatello. Posso, signori Chiantera, posso? Faccio così? Sì, beh, questo è, prendo qui con me. È una reliquia. Questa è una reliquia, che cos'è? Sì. Questo è il disco della Maria Callas, il Casta Diva. Ma la cosa bella è che nessun cantante al mondo e nessun soprano al mondo ha mai messo il cognome del marito sul disco. Ha sempre messo Cavalier Caruso, Commendator Tizio, Commendator Caio, mentre la Callas ha voluto mettere su Maria Meneghini Callas. È vero, lo sto leggendo. Anche è una rarità fuori dal mondo questa. Infatti, la norma, Vincenzo Bellini, Castadiva, eccetera, eccetera, soprano Maria Meneghini Callas. Beh, è straordinario anche questo. E poi, Francesco, ci descrivi invece quest'elmo? L'elmo della Leurige, il personaggio dell'Apollo, uno degli accessori fatti proprio da Nino Ederle, perché Nino Ederle le cose se le faceva, se le costruiva. Nino Ederle chi era? Era un tenore veronese che si produceva gli abiti di scena, perché allora non avevi la possibilità economica di fare di avere uno che ti facesse le cose, lui si produceva assolutamente tutto. Ma incredibile. Gioielli. Allora, Orfeo ed Euridice, questo è il personaggio di Apollo, io non mi fido a prenderlo questo elmo, prendilo tu che non si sa mai che mi cade. Allora, vediamo, eccolo qua. Allora, lo vediamo, riuscite a vederlo? Eccolo qua.
Allora, me lo descrivi un attimo, di che epoca è intanto, che periodo? Primo Novecento. Primo Novecento, proprio. Quando lui ha fatto le sue opere. Completamente autodidatta, ha fatto da zero. L'ha fatto da sé. Sì, se vedi l'irregolarità anche del leone davanti. Allora, sei entrato in entrambe le... No, no, prego. Io se vedi l'irregolarità del leone davanti, non è fatto in fabbrica, è proprio fatto a mano. Guarda il leone, vedi la testa. Sì. Non è proprio irregolare, ma la cosa bella è l'irregolarità, perché è fatto a mano. È chiaro. È completamente chiaro. Fatto a mano. Come si dice, un pezzo assolutamente unico. Unico. Questo è proprio unico. Non una c'è... meraviglia. Diciamo così, che chi ama... A posto, abbiamo improvvisato una piccola sezione del vostro museo qui in studio. Dico che chi ama la musica, chi ama la lirica, chi ama la storia in realtà, perché di questo si tratta, insomma potrà andare a visitare questo museo che, abbiamo detto, uno dice ma poteva essere collocato naturalmente nella città della lirica, perché così è chiamata Verona, avendo il teatro lirico all'aperto più grande e più importante del mondo. Però non è stato così per una serie di motivi, diciamo, insomma, magari qualche incomprensione, qualcosa, ma siete emigrati, no? Fuori dalle mura della città. Grazie a Marconi, perché grazie a Marconi internet, Facebook, chiacchierando con degli amici, Alberto Cristiani di Sport di Più, siamo riusciti a contattare, anzi lui ci ha dato la possibilità di contattare l'assessore Guadagnini del comune di Povegliano. Abbiamo fatto due chiacchiere digitali, poi abbiamo visionato il tutto, praticamente dall'embrione abbiamo sviluppato il museo in 15 giorni con trasloco e tutto. Ecco, l'hai detto. Insomma, dico solo una cosa, stati rapidissimi. Per non, assolutamente, per non parlare di vicissitudini passate o cose, dico solo nell'immediato, la prima settimana di visite, il museo ha superato le 1500 persone. Peraltro, venerdì, in un unico weekend. Sabato e domenica. In un unico weekend 1500 persone. Superate tranquillamente. Ecco, quindi weekend, siete aperti nel fine. Abbiamo fatto le luci di Natale, i mercatini di Natale artigianali di Povegliano la settimana scorsa e quest'ultima passata. Adesso siamo aperti anche questa domenica perché c'è il mercato dell'antiquariato che... Fortuna vuole. Ma voi siete aperti, perdonami Francesco, intanto stiamo vedendo delle altre cose che sono della vostra collezione, voi avete un orario d'apertura? Tra le 10 e le 18. Di domenica e di sabato a richiesta? Sabato a richiesta, adesso siamo ancora all'inizio, stiamo cercando di valutare i giorni. Insomma, poi si vedrà. Poi si vedrà. Questa domenica ci siamo. Molto bene. Diciamo che nel frattempo, ecco guarda, si è chiuso anche una sorta di sipario, ma qui siamo ancora lì all'esposizione all'Itis, del Ferraris. E lo lì era i 100 giorni di lirica che abbiamo fatto dedicati alla Callas, era una mostra sulla lirica, su opera. Insomma, voi non riuscite a star fermi, che sia la radio, che sia la musica nel senso di lirica, che sia quel che sia, insomma voi dovete assolutamente far partecipare gli altri della vostra passione, è così Alberto? Simonetta, il discorso è questo, che la famiglia Chiantera ama molto la cultura, io... Nel tempo, non so neanche io come ho fatto, ho recuperato tutto, ho acquistato questo patrimonio e a noi non piace che il nostro, tantomeno siamo gelosi, che il nostro patrimonio venga custodito nelle casse o tenuto imballato negli scatoloni. Io ho recuperato questo materiale, Francesco mi dà soddisfazione che lo manderà avanti perché è molto più giovane di me. Ed è giusto che la gente veda questi oggetti perché non si vedranno mai più. Più passa il tempo e meno li vedremo. E certo. Un popolo senza memoria non ha futuro, non come ha futuro. Diceva qualcuno. Esatto. Quello che hai in grembo, dicevamo, è? Questo è un disco sempre a 80 giri, praticamente, questo disco qua che noi abbiamo è a 80 giri, mentre al museo abbiamo ancora quello più grande di 50 centimetri, che funziona a 90 giri. A 90 giri, che unico vuol dire 90 giri? Unico disco al mondo, perché in un minuto fa 90 giri. In un minuto fa, ecco, il famoso 45 giri. 78 giri, 33 giri, quello 90 giri, sì. In un minuto. E quello il gran concerto che noi abbiamo lì, e lo utilizzavano particolarmente nelle... chiamiamole le discoteche dell'epoca, insomma. Certo, loro ascoltavano la musica e ballavano
con questi dischi. Con questi dischi, con quei grammofoni, con quel suono un po' così, stavo a dire con quella faccia un po' così, no, ma quella è un'altra cosa, quella è Genova. E io che devo dire? Sono affascinata soprattutto dall'entusiasmo che Alberto e Francesco Chiantera riescono a trasmettere agli altri. L'entusiasmo, come diceva Maresciallo? Sì. Lei, Maresciallo. Come diceva il Maresciallo, insomma, un entusiasmo che va trasmesso ad altri, questo è anche giusto. E allora, ricapitolando, abbiamo parlato sì di collezioni, di musei e di passioni, ma diciamo anche, insomma, diamo delle informazioni di servizio. Il Museo della Radio all'ITIS Ferraris di Verona c'è ovviamente. Tuttora rimane aperto quando, sempre, Maresciallo? Tutto, dalla mattina alla sera. Ci sono un sacco aperto, di studenti, io sempre, quando vengo vedo sempre, sempre studenti. Sempre aperto, è veramente visitato particolarmente tanto da molti turisti stranieri. Ah, ecco, molti, moltissimi molti turisti stranieri. Eh beh, così questa mattina avevano un compito in classe, per dire, l'hanno fatto giù nell'aula magna, c'erano dei visitatori che non disturbavano giustamente, ecco, e visitavano il museo. Visitavano. È anche bello, vedi, scuola, studenti, certo, visitatori, museo, non c'è dubbio, è molto bello. Quante cose ha Verona, quante cose ha il territorio di Verona? Il Museo della Radio e da poco opera il Museo della Lirica di Verona, che lo fanno rivedere, è proprio qui a Villa, certo, Balladoro di Povegliano. Io ho concluso il mio tempo, mi piacerebbe girare la manovella un grammofono, sentire chissà quale aria. Beh, adesso magari me la suggerisce lei, Chiantera. Sì, va bene, grazie, grazie ancora ad Alberto e Francesco Chiantera, grazie a voi, appuntamento al prossimo Focus. Arrivederci. Grazie.